Siamo con Mattia Mencagli, il bomber del Dertona. Mattia, 1-1 ad Albenga, era importante invertire la rotta dopo la brutta sconfitta col Bra e direi che ci siamo riusciti. Sì, direi anch'io che ci siamo riusciti pienamente, perché dopo la brutta, quasi bruttissima prestazione di mercoledì con il Bra, ci siamo rifatti, siamo venuti qua ad Albenga ad imporre il nostro gioco, che comunque è una squadra seconda in classifica, forte, che ci ha messo sotto come era giusto che sia, però noi siamo venuti qua tranquilli a fare la nostra partita, abbiamo portato via un gran bel punto. Senti Mattia, ho visto un bel Dertona a tratti, soprattutto nel primo tempo, e in vetrina metti veramente un gol da cineteca. Gabrielli ti ha passato una palla bellissima, però sei stato bravo sia a liberarti del tuo avversario e poi a superare il portiere. Sì, diciamo che è stato un bel gol, perché è stata una bella azione in verticale. Giamma è stato bravo, che mi ha pescato sul movimento che ho fatto, poi ho fatto una bella sterzata sul difensore e poi l'ho messa in rete. È stato anche molto bello andare a gioire con questa decina di ultras che sono venuti da Tortona a incitarti. Sì, certo, quando ti vengono a sostenere anche comunque su una distanza abbastanza lontana, perché sono un po' di chilometri, un paio d'ore di viaggio, ci fa piacere che ci sono sempre, e bene così. Senti, nella ripresa l'Albenga ha fatto di tutto per vincere la partita, ha colpito anche una traversa, un palo, noi avevamo preso un palo nel primo tempo, direi che siete anche stati bravi quando c'era da soffrire. Sì, come ho detto all'inizio, è stata una grossa reazione rispetto alla partita di mercoledì, perché come hai detto te abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire, perché venire qua e pensare di vincere 3-0 era da tra virgolette scemi, però siamo venuti qui, abbiamo fatto la nostra partita, un buon punto, loro una bella squadra che sicuramente lotterà fino alla fine nelle zone alte della classifica. Ultima domanda, siamo reduci da un periodo molto molto impegnativo con 3 partite alla settimana, adesso si tornerà a allenarsi con gli standard, diciamo, canonici, quindi domenica ci sarà la Cairese, poi andiamo ad Imperia, una partita alla settimana, insomma, sulla nostra strada altre 2 liguri, bisognerà continuare a fare punti, perché appunto bisogna togliersi dalla zona destra della graduatoria. Sì, certo, ora fortunatamente, perché ci voleva anche un po' di riposo, perché abbiamo speso tanto in queste 3 partite, quindi ora da martedì con calma prepariamo la partita di domenica in casa, e poi con una settimana a disposizione valuteremo anche tutti gli acciacchi e recupereremo da tutte le fatiche. Grazie Mattia, grazie e buon ritorno.